pomeriggio 5 si avvia alla conclusione di una settimana davvero ottima. La conduttrice avrà modo di tornare alla conduzione del programma dopo gli ottimi ascolti di ieri che ormai si sono assestanti ben al di sopra del 17% di share, lasciando dietro la concorrenza almeno di 3 o 4 punti. Siamo sicuri che oggi accadrà lo stesso e non tanto per il programma in sé, sempre molto seguito, ma per quello che è successo ieri sera al Grande Fratello VIP. Sappiamo bene che tra la conduttrice e l'ex re dei paparazzi non scorre buon sangue, ma Fabrizio Corona, dopo lo scontro con Ilary Blasi, ha rilascato una serie di dirette in cui ha tirato in mezzo e taggato anche la conduttrice napoletana, dicendole che nemmeno lei si sarebbe permessa di fare quello che ha fatto la romana. Per alcuni sono delle vere e proprie avances a cui la D'Urso potrebbe cedere magari proprio a pomeriggio 5 o, magari, a domenica live. I temi della puntata, appunto, i suoi fan la pregano di rimanere sulla sua presa di posizione, lasciando Corona e i suoi show lontani dai suoi programmi pomeridiani, ma la D'Urso farà davvero finta di niente oggi? L'attenzione sarà tutta in apertura di pomeriggio 5, dove, tra i vari commenti fatti di Barbara D'Urso, potrebbero esserci anche quelli in risposta a Fabrizio Corona. Poi, come sempre, si passerà a parlare di cronaca e, molto probabilmente, delle maestre arrestate in provincia di Bari a causa delle violenze perpetrate ai danni dei ragazzini che seguivano. La seconda parte sarà dedicata al gossip e allo spettacolo e, molto probabilmente, anche al Grande Fratello VIP. Flavia Vento sarà in studio e dirà la sua su Corona e la Blasi? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.